Pillole Daily, noi siamo qua. Buon venerdì. Quella. Com'è andata la settimana? Tira le somme. Bene. Stato a casa? No, questa settimana non sono andato in giro e già mi sembra un successo e quindi la mia produttività è schizzata in alto come sempre succede. Quindi no, bene, bene. Tu? Beh, bene, bene, bene. Sì, sì, anch'io sono a casa, quindi dai. Chiudiamo la settimana con il nostro workout. Sì, siamo in palestra adesso che stiamo facendo un po' di addominali, un po' di squat per risvegliare i muscoli. Sì, però questa puntata di Regaliamo Idee l'abbiamo definita Polemico Edition. Che non è polemico da chi ci scrive di solito. No. Polemico con noi, perché capita sempre con tutte le idee. Io sono polemico col mondo. Oh, bello, bello. Il meccanismo è: sto giro Federico butta delle idee che si è appuntato. Sì. Saranno bellissime, però abbiamo qui con noi dei mazzi di carte per sì, migliorarle, cambiarle, ribaltarle, eccetera. Brainstorming totale. Si parte? Allora, le ho divise in idee politiche, idee economiche e idee per la vita di tutti i giorni. Sì, 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 sono divise. Bravo. Allora, partiamo secchione con le idee politiche. Le ho strutturate così: ho individuato un problema, ho dato il nome alla mia soluzione e poi, ok. Il primo problema è questo: in Italia l'innovazione non esiste. Esempi pratici. È già la terza azienda su 5, aziende tech, che mi mandano per fare le fatture un PDF con un, fondamentalmente come fosse un fax, con la scansione dei dati bancari. Porca miseria. Senza un QR code, una cosa un po' più... Che io devo inserire a mano. Nel 2023, aziende tech che la contabilità... Quindi vuol dire che l'innovazione non esiste. Con che aziende tech hai a che fare? No, non posso fare i nomi, sono grandi. Ti rompono i coglioni con i contratti, le cose, cioè, e poi ti fanno questa cosa qua. Benissimo. Allora, questa idea si chiama Open to Futuro, ok? Ogni volta che un'azienda ti manda, al posto di facilitarti la vita, quindi una mail con fai copia e incolla con l'IBAN, i dati, eccetera, ti manda un fax, cazzo, cioè una roba fotocopiata e scansionata, arriva una multa all'azienda di una percentuale minima di fatturato, ma che in qualche modo faccia sì che la prossima volta non succeda più. Ok. A me è uscita una carta che dice: e se cambiassi tono? Ah, certo. Posso essere ancora più arrabbiato? No, sì. No, al contrario. Se da polemico diventi buon samaritano. Ok. E dici: grazie per questo fax con i dati. Mi sono permesso di ricopiarveli in un file testuale. Ecco qui, anche un QR code gli dai, magari. Bello. Rompi bello la catena, Fede. Migliori il mondo. Mi piace tantissimo questo. Tu volevi subito ucciderlo, fare il muro della vergogna con magari anche la foto del dipendente, no? Assolutamente, certamente. Shame. Invece rompi la catena così e magari ti diventa un servizio tipo Bitly che glielo vendi. Per il disturbo mi accorci i tempi di pagamento della fattura. Problema: non sappiamo più dove sbattere la testa per trovare soluzione ai problemi che affliggono l'Italia. Generico. Sì, generico, ma anche poi specifico, perché la mia idea si chiama Erasmus politico. Cioè, facciamo un Erasmus per politici. Quindi il tedesco viene a governare 3 mesi di qua, il francese va a governare... Chiaramente su cose locali, non è che gli diamo in mano la cosa, stanza di bottoni. Sai cosa succede? È come... Sai quando si dice che noi siamo vicini... Io sono vicino alla Svizzera. Sì. E in Italia, il confine con la Svizzera, vedi ste macchine, questi sì, macchinoni targata Lugano, che vanno tipo a 280 fino al confine, che poi gli iniziano a rispettare i limiti. Secondo me il politico svizzero tedesco vengono da noi e si abituano, dicono: ah, vabbè, ma si può fare così un po' tutto a cazzo, ah, vabbè, più facile la vita, e tornano indietro e partono indietro non so cosa. Però al netto che è impossibile che vengano qui a governare, però il fatto che magari lo fanno già, cioè che si facciano dei tour per imparare delle cose diverse, cioè adesso immaginati che l'assessore alla mobilità di Roma va a Copenaghen, no, a cercare di capirne qualcosa, poi è chiaro che torna indietro e avrà mangiato molto salmone e non avrà imparato un cazzo, però non lo so, secondo me era interessante. Beh, sì, sì, è una bella idea. Aspetta, vediamo se si può migliorare ancora di più, ma è molto interessante. Mi è uscito: e se il making of è la storia principale? Qui arriviamo sempre lì a dire format.
documentario. Sempre su queste idee quando esce sta carta. Diciamo che questa carta va bene per qualsiasi idea, perché effettivamente se tu prendi dietro le quinte di qualsiasi cosa, in questo caso però sarebbe molto bello, in realtà dovrebbe farlo la comunità europea, cioè che manda, che fa questo documentario, che manda in giro dei top politici sui diversi paesi, e vediamo un po'. Segnalo un bel video fatto dagli svedesi per primi, credo. Leaders and citizens of Switzerland, this is a message from Sweden. Che spiegano al mondo la differenza tra svedesi e svizzeri, perché probabilmente hanno sto problema, che noi non ce l'abbiamo, però nel mondo, sai l'americano, dice, ah, svedesi, svizzeri, vabbè, uguale. C'è un video molto ironico, molto carino, fatto dagli enti del turismo della Svezia. È bello perché poi la Svizzera risponde. Ovviamente si prendono un po' in giro su alcune cose. First of all, Switzerland gets to talk about banks. And Sweden gets to talk about sandbags. Dai, next. Problema, metà della popolazione italiana non capisce quello che legge. Soluzione si chiama... La scuola. No, 100.000 pagine all'alba. 100.000 pagine all'alba. Invece dell'anno di militare, un anno di lettura obbligatoria a 18 anni. E vedi come cambia il paese. Come ti è venuto in mente questa qua? Beh, perché sarebbe fantastico poter far sì che le nuove generazioni siano obbligate, visto che non riescono a capire da sole. No, ma il momento in cui ti è venuto in mente questa, c'è un momento, te lo ricordi? Guarda, credo in treno stavo leggendo ed ero l'unica persona nel vagone probabilmente che leggeva. Ah, vedi, è sempre ti arriva un'idea da... una cosa che ti succede, che noti. Sì, poi adesso io faccio il figo, non stavo leggendo. È chiaro che ho letto un'ora e mezza di 5 e le altre 3 e mezza sono stato a scrollare smartphone, certo. Quindi non è che sono esente da sta roba. Mi è uscito disegnalo se necessario. Forse serve anche un tutorial. Sì. Allora, questo è un libro. Si apre così. Però sai cosa devi fare? Devi legarlo a concetti di... fiscali, cioè? Sai quelle cose, incentivi fiscali, se lo passi ti abbattiamo le tasse del, capito? Queste robe qua. No, ma è obbligatorio, è come la NAIA. Ah, obbligatorio, ok, basta, ok. No, non puoi, cioè non è facoltativo. Cioè invece di imparare a sparare, impari a leggere. Così magari evitiamo in futuro di sparare ancora. Ma sai che ti voterei un po'? Ma qui secondo me piano piano... Ma ci stai pensando? Perché secondo me... Piano piano stiamo lanciando la carriera. Vado avanti con la mia ultima idea politica. Il problema è questo: gli insegnanti sono fondamentali per il presente e il futuro del nostro paese, ma vengono pagati una miseria. Per cui la mia idea si chiama Maestro, ma anche Mastercard o Visa. Cioè, la paga base rimane uguale per tutti, ma c'è la possibilità, in base ai feedback dei bambini e dei genitori, di strisciare la carta e dare dei premi ai maestri, alle maestre che se lo meritano. Ma bonus o malus anche, se no diventa un delirio. Assolutamente, tutto rimane uguale, nessuno può andare sotto, però le persone meritevoli, perché non stimolarle con qualcosa anche di economico? Parentesi, giustamente ci sono persone che ci scrivono dicendo, ma proponete delle cose sbagliate. Allora, sto per dire una cosa che è sbagliata. Però mi piace dirla perché mi piace andare in terreni anche sbagliati, surreali. Eh certo. Chiusa parentesi. Solo devo specificarlo ogni tanto. Vai. Però sai cosa succede in Italia? Ah certo, se compravendita dei voti. Io ti do un bel voto, e tu mi metti a tuo figlio e tu mi fai fare la strisciata, Succede subito una legge. E lì il politico di Oslo dice, non si fa. Esattamente, che è lì per l'Erasmus di prima, capito? E tra l'altro il ragazzo colpevole di questa cosa, ok, non si fa 100.000 pagine all'alba, ma 200.000 pagine all'alba, capito? Cioè, okay. Tutto collegato, ma... Olistico. È già più completo di quelli che vengono proposti dai politici veri. No, ma io il programma ce l'ho, anche perché adesso passiamo alle idee economiche. Problema, ci sono 6 milioni di poveri assoluti in Italia, cioè persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile, è un decimo della popolazione. Ora, al netto di vergognarci, la mia idea si chiama spesa sospesa. Per le persone che hanno un reddito che supera, diciamo in qualche modo, la soglia, eccetera, tu ogni volta che fai la spesa, automaticamente l'1% della spesa viene dato a questo fondo. Allora, a te l'1% non cambia niente, tu fai 100 euro di spesa, è un euro. Che c'è già, io lo vedo su un'altra formula, su Deliveroo. Sì, quello per lo spare change. Che alla fine mi dice dona l'1% al UNICEF. No, qui è automatico obbligatorio. Cioè tu sai che quando fai la spesa l'1% vale persone che fanno fatica a fare la spesa. Devi aggiungere una roba.
il l'esse lunga di turno ci deve mettere anche lei di soldi. Pago alla spesa, l'1% lo metti tu, l'esse lunga ne mette... La raddoppia, di solito, quello che è. Quanta gente che andrà a comprare lì? Sai quelli... Ho visto un bel format su TikTok di questa ragazza che interpreta i ricconi, la sciura miliardaria, no? Che va a comprare il prosciutto, okay. Che però è tignosissima. Buongiorno, mi dà del crudo, per favore? Certo, vuole facciamo, signora? Va bene, del San Daniele. Me ne faccia 50 grammi, che sarebbero due fettine, grazie. 64, che faccio? Lascio, signor? Sì. No, è troppo. Levi la fetta, me ne faccio una nuova, assolutamente. 53, che faccio? No. Levi un pochino di grassettino attorno alla fetta e abbiamo risolto il problema. Perché lo dico? Dico perché quelli che c'hanno i soldi poi nel tuo supermercato non ci va. Ma infatti è obbligatorio. Tutto obbligatorio, perfetto. Ok, vado avanti. Allora, sempre sulle idee economiche, il problema qual è? Lo spreco di cartone, in particolare quello di Amazon. Penso che, non so se magari esiste e noi non lo facciamo, che secondo me ogni volta che ti portano un pacco Amazon dovrebbero ritirare il cartone vecchio. Anche se viene riciclato, dici? Io chiaramente la faccio la raccolta differenziata, la facciamo tutti, però forse loro potrebbero, se tu non lo strappi come un pazzo, magari lo potrebbero riutilizzare, o magari costa di più fare così che non lo so, quindi questo lo dico da ignorante. E qui entra la mia idea, però era sui coriandoli, però possiamo applicarla qui. Io ho l'idea di fare i coriandoli commestibili per i cani. I coriandoli commestibili, ok. A carnevale i bambini vanno in giro e lanciano sti coriandoli. E rimangono per 3 mesi per e terra. E poi arriva la gente che deve pulire, bello, divertente, però mi ha fatto un casino. Coriandoli commestibili. Così i cani fanno il lavoro per te. Passano i cagnolini, gnam 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 gnam, si mangiano sta roba. Non so se possiamo farlo anche questa cosa. A farla con il cartone di Amazon. Che magari lo lanci, sì, va certo. In un campo ed è magari un materiale col concime. Che nascono gli alberi, bello. Bello, che dalla macchina lanci. Bello, molto bello, molto, molto bello. Vado con la mia ultima idea economica. Il problema qual è? Quando ci lasciamo, quando le coppie si rompono, si tende a, tra virgolette, buttare via tutto. Cioè nel senso che non vedi più le cose belle, no? Perché vuoi smettere. Allora, questa idea si chiama Too Good to Rimanere Amici. Ed è Too Good to Go, che è l'app che diciamo ti permette di non buttare via... Se acquisti cibo che verrebbe buttato a fine giornata da negozi alimentari. Quindi sì. È una sorta di Tinder dove in realtà io ti sto per mollare e comincio già a venderti un po'. Nel senso di guarda che comunque è un bravo ragazzo, c'ha queste particolari, cioè comincio, non l'ho capito. Ma con gli altri? Sì, assolutamente. Cioè è come se io cercassi di un po' di già piazzarti un po' facendoti da sponsor, perché comunque... Ok, tipo il preavviso, sì, dici come al lavoro che è il preavviso prima di licenziarti, cioè un paio di mesi in cui... Però non lo dai all'altra persona, però diciamo in maniera un po' anonima comincia a piazzarla. Mamma che brutta persona, proprio premeditata questa cosa. Sì, allora tra 2 mesi la... o lo mollo, comincio e inizio a dire parlarne in giro, bene che comunque, in giro. Comunque a letto è fantastico, capito? Vado con l'ultimo blocco, che sono le idee per la vita di tutti i giorni. Problema, sono sempre incollato a sto cazzo di smartphone. Sì. Io ho tolto TikTok, te l'ho detto? No, hai fatto bene, io ormai... E ho appena detto, ho visto un trend su TikTok, ma no, era su Instagram. Bravo. Solo Instagram. Comunque, questa idea si chiama scrollatelo di dosso ed è una porta... che tu installi ma in camera da letto, quando tu entri ed entri in camera da letto con lo smartphone, lo smartphone smette di funzionare. Tipo sei come uno scudo. Uno scudo, cioè proprio, cioè anche volendo non può funzionare. Qui faccio come facevi tu settimana scorsa con la mia idea dell'anti-spam, ma non ti basta entrare e spegnerlo. Ma non lo fai, ma il problema è che non lo fai. Ma trovi il modo di non passare da quella porta, ti inventi una cavolata per non passare. Io non credo che tu vai in pigiama 5 sotto 0 col cellulare in mezzo alle mutande, fai il giro fuori per saltare dalla finestra perché comunque vuoi spippolare col telefono a letto, dai. Sai cosa fa? Come nei film quelli dove il tizio va in prigione, gli fanno la perquisa, gli tolgono tutto. Gli fanno la perquisa? Figa, ti è uscita proprio... Gli fanno la perquisa, figa. E si era nascosto il cellularino, la limetta... da qualche parte, certo. Quindi ti nasconderesti sì, il cellulare tra le chiappe per passare. Bella, bella, sì. Problema, quanto è noioso fare le valigie, specialmente se fai più viaggi nella stessa settimana. Questa idea si chiama arma trolley, cioè praticamente è un armadio che tu arrivi, metti la valigia dentro, la apre, si prepara da sola perché hai tutti gli scomparti che ti fanno cadere le mutande, i calzini, le magliette, tutto quanto.
un sogno. Appena è pronta, fa un bip, la prendi e va a prenderti l'ennesimo treno, aereo, eccetera. Quando torni a casa, rimetti la valigia, si apre da sotto ed è collegata alla lavanderia. Fantastico. Quindi tutto quanto va in lavanderia e ti ricarica la cosa pulita. Ti dico il mio metodo che sto brevettando. Ho comprato, sai, quei sacchetti per mettere la roba in lavatrice dentro dei sacchettoni che hanno dei buchi con cui l'acqua passa. Non so a cosa servano. Forse delle robe delicate, eccetera. Sto viaggiando molto, ho ridotto il tempo di cercare tra il bucato della famiglia il calzino A col calzino B, la mia maglietta, no, eccetera. Sì. Io faccio il bucato dentro sto sacchetto, non sempre. Se apro quel sacchetto c'è roba mia, quindi guadagni tempo. Apri il sacchetto, hai una valigia fatta. Poi dobbiamo da stirare un pochino, però insomma. Fare una partnership per avere la, come si chiamava la tua? L'arma trolley e diventa completa la soluzione. Questa è l'ultima, sempre idee per la vita di tutti i giorni. Qual è il problema? In treno ci si annoia e di solito le persone che ti stanno accanto non sono mai interessanti. Quindi la mia idea si chiama Treno 2SIF. È un add-on dell'app di Trenitalia. Cioè tu prenoti, metti i tuoi interessi e lui ti meccia, ti fa sedere con persone che hanno i tuoi stessi interessi. Quindi tu ti siedi e come va oggi? Ah, anche tu ascolti Pearl Jam? Eh sì, anch'io. E comincia una discussione. Invece c'hai la suora davanti, oppure c'hai la signora, oppure c'hai l'uomo, capito, al telefonino, e non c'hai una conversazione. Ma se pago posso avere di fianco a me quello che sta zitto tutto il tempo, non mi parla e si fa i cavoli suoi? Cioè, come interesse posso anche segnalare questa cosa? Che sì, certo. Cioè io non voglio parlare con nessuno e tu avrai quattro persone mute davanti. Però, capito, questo può farci staccare dallo smartphone e cominciare delle conversazioni umano-umano e non umano-schermo. Quindi, se ci pensi, ha anche un senso. Io non ho una statistica, ma sono certo di questa cosa. Se tu sali su un Milano-Roma, Roma-Milano, parti dal vagone, dal primo vagone e cammini fino alla fine, dai, un personaggio noto lo trovi statisticamente. Cristiana Capotondi l'altro giorno. Io lì avevo Ilari Brasi davanti. Però mi capita, camminando, il nostro podcast, camminiamo con Trenitalia, camminiamo per il treno e troviamo un personaggio del nostro calibro da intervistare così a cazzo. Sponsored by Italo Trenitalia. E Italo e Trenitalia, okay, raccontano il fatto che ci sono persone interessanti, famose, VIPs. VIPs che viaggiano in treno. Molto bene, allora un sacco di idee politiche, economiche, vita di tutti i giorni, vabbè, un daily un po' old style, quindi un po' lungo. Va bene. Buon weekend, pensateci, avete il weekend per pensarci. Chiudiamo con una cosa. Dimmi. Il tuo messaggio elettorale, vai, pronti. I nostri ragazzi passano troppo tempo davanti agli smartphone, i nostri ragazzi non leggono più e quindi la mia soluzione è... 100.000 giorni all'alba, open to futuro, spesa sospesa, scrollatelo di dosso, too good to rimanere amici, 3 no, 2 sì, votatemi. Se hai bisogno usa accettola qualunque e sei tranquillo. Ciupino per tutti! Ciao. Ciao. Sarà un delirio.